Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. Tra i pilastri dello sviluppo narrativo del secondo capitolo della serie Bungie, la figura di Savathun occupa indubbiamente un ruolo di primaria importanza. Ormai stiamo imparando a conoscere la sorella di Oryx, anche se in realtà non l'abbiamo nemmeno mai vista. Tutti gli appassionati di lore sanno benissimo come la Megera Regina sia estremamente astuta e che preferisca adottare strategie raffinate piuttosto che lanciarsi all'attacco a testa bassa. Tante volte qui sul canale vi ho parlato del piano di Savathun e dei suoi grandi obiettivi. Ebbene, con la pubblicazione della lore, abbinata all'arma esotica prescelto del viaggiatore, si aggiunge un nuovo possibile tassello di questo grande piano di Arcentrope. E chi è questo tassello? Uno dei guardiani più importanti di sempre, il comandante Zavala, leader dell'avanguardia e figura centrale nella governance della torre. Addentriamoci proprio nella lettura dello stralcio narrativo abbinato alla promessa del viaggiatore. Mi spingo nella mia tana ossifera e lui è lì. Lo vedo guardare di lato, verso il suo viaggiatore, a testa china. Parla piano, ma riesco a sentirlo. Chiunque fosse in ascolto lo sentirebbe. Attende una risposta, come me, teso, curioso. È allerta, quest'uomo leale come un cane da guardia. Per me è un istante, ma per lui le ore si trascinano in silenzio. Soffocherò prontamente la voce del suo viaggiatore, qualora dovesse rispondergli. Ma non c'è nulla. Lui stringe la presa sulla balaustra. Sento qualcosa mutare in lui e una nuova possibilità si presenta. Di nuovo, premo negli alloggiamenti. La rete cigola debolmente sotto la mia pressione. Qualcuno si avvicina e lui volta le spalle al suo viaggiatore. C'è uno scambio, oscurato dal pesante sferragliare. Riceve dei rapporti. La speranza lo abbandona. Consegna al messaggero un pegno della sua fiducia. Questi lo accetta senza capirne il significato. Lui resta a osservare la persona che si allontana. C'è un punto vuoto nel centro del suo essere. È bellissimo. Con cautela ritorno. Non lo vedo, ma lo sento. Parla a tutti con voce piena di dolore. Devo capire quanti miei piani siano stati rallentati. Mi avvicino a lui, esitante. Forza. Spingo e percepisco solo una dolce, morbida decomposizione. Il piacere è tale da darmi le vertigini. Non ho dato alcuna risposta. È stato un riflesso, uno spasmo muscolare istintivo. Un canto gioioso si leva dentro di me. Ora, analizziamo un po' il tutto. Intanto è abbastanza inquietante pensare che Savathun, dalla sua tana ossifera, possa vedere in remoto cosa stia facendo Zavala. Spionaggio a livello eminenza dell'alveare, insomma. La Megera Regina sa come sfruttare le debolezze psicologiche dei suoi nemici. Ha interferito con qualsiasi possibile dialogo tra Zavala e il viaggiatore, in modo che il comandante si sentisse sempre più abbandonato e solo dinanzi a ciò che sta accadendo nel sistema solare. Ad ogni modo il viaggiatore non ha parlato a Zavala, quindi Savathun ha interferito tra virgolette per niente. Il dubbio si è però insinuato nel comandante, un dubbio nella sua cieca fede nel viaggiatore. Savathun sottolinea questo fatto dicendo che la speranza lo abbandona. La speranza totale nella luce sta scricchiolando, ora più che mai, lasciando un vuoto, che la regina degli inganni definisce bellissimo, nell'animo del guardiano insonne. Savathun gode parecchio nel percepire lo spaesamento del comandante. Prova un piacere quasi fisico nel vedere come le sue macchinazioni possano avere un devastante successo. L'animo del virtuoso e determinato Zavala si sta via via decomponendo. Il viaggiatore non gli parla. Le piramidi avanzano senza esitazioni e nessuno può fermarle. Eris è l'ultima speranza per la torre. È proprio Eris ad offrirci un importante ritratto dell'attuale stato emotivo di Zavala all'interno dei trionfi, l'esegeta singolare. Zavala non è un despota, è uno stratega. Tutti i suoi guardiani sono esperti di tattica, adorano vedere apparire una nuova grande minaccia e diventano irrequieti quando viene sconfitta. Usano le loro audaci vittorie per dimostrare che Zavala è un leader troppo timido. Ma lui non si lascia influenzare dalle teste calde. Teme il momento in cui la vittoria diventa una malattia,
Cosa succederà quando i nostri giovani e potenti guardiani, abituati a vittorie rapide e facili, incontreranno un nemico noioso e logorante? Si preoccupa anche delle decine di migliaia di portatori di luce più deboli che si lanciano sulle orme dei loro eroi e muoiono per sempre. Non vengono più creati spettri. Stiamo attingendo da una tazza quasi vuota. Farebbe qualsiasi cosa pur di proteggere l'ultima città. Tale è la sua convinzione. L'ultima frase è particolarmente significativa. Farebbe qualsiasi cosa pur di proteggere l'ultima città. In uno scorso video vi ho parlato di come Zavala abbia fatto grandi concessioni alle fazioni della città in nome della concordia e del contrasto alle fratture interne. Zavala sta cercando in tutti i modi di preparare la città e la torre a un possibile secondo devastante crollo, qualora le piramidi decidessero di attaccare senza pietà. Savathun sa che questa tempesta emotiva è solo l'ennesimo brutto colpo per il povero Zavala, già duramente provato dal trauma dell'attacco di Gaul alla città e dalla morte improvvisa di Cade Sei per mano di Uldren Sov e dei baroni infami. Non dimentichiamoci inoltre le parole che il comandante disse a Rasputin nella scorsa stagione, la stagione dell'Intrepido, parole molto umane relative alla grande paura di fallire, alla paura di non essere in grado di proteggere la città dalle forze dell'oscurità, cosa che successe anche a Rasputin durante la fine dell'Età dell'Oro. Interessante anche il fatto che Eris ci dica che non vengono creati più nuovi spettri. Su questo magari ne torneremo in un altro video. Ma quindi il povero Zavala è già spacciato? Savathun riuscirà a trasformarlo in una sua pedina controllata da remoto? Forse no. Ci sono tre personalità che potrebbero aiutare Zavala a non cedere alla decomposizione dell'animo o quantomeno a indirizzarla. E queste persone sono Eris Morn, Anna Bray e il nostro guardiano. Il rapporto tra Eris e Zavala si è fatto molto più solido di recente. Il comandante si fida dell'ex guardiana ora più che mai, tanto da affidarle il pericoloso compito di capire i messaggi dell'oscurità che giungono nell'area della culla su Io. Certo, Zavala non ha sempre approvato i metodi di Eris Morn, ma si fida realmente di lei, del suo giudizio e delle sue capacità. Inoltre, Eris potrebbe persino accorgersi dei tentativi di manipolazione della Megera Regina. Zavala di recente ha stretto anche un buon rapporto di amicizia con Anna Bray, arrivando persino a nutrire un minimo di fiducia anche in Rasputin. Anna potrebbe diventare molto importante per il futuro della torre, soprattutto se dovesse riuscire a rimettere in funzione la mente bellica, soprattutto magari con le parti migliori. Infine c'è il nostro guardiano, il campione delle sfide impossibili, colui che ha sempre vinto contro tutti i grandi nemici della torre, la più grande speranza per il futuro dell'umanità. Ma su di noi grava un'ombra, l'ombra della stasi e dell'uso dell'oscurità sul campo di battaglia. Come reagirà Zavala ai poteri che useremo in Oltre la Luce? Capirà che l'oscurità può essere uno strumento tanto quanto lo è la luce, oppure penserà che ci siamo spinti davvero troppo oltre? Difficile dirlo allo stato attuale. Forse la maturazione di Zavala si completerà proprio con l'accettazione che l'oscurità in piccole dosi ci può stare nei guardiani. Forse capirà che cercare tutte le risposte solo e soltanto nella luce e nel viaggiatore alla fine è impossibile. Un'utopia inattuabile e pericolosa. Ma in questo modo il vuoto che c'è dentro di lui potrebbe crescere ancora e ancora. Come al solito sembra che Savathun riesca sempre a vincere. Qualsiasi cosa scegliamo di fare, lei sembra sempre un passo o due davanti a noi. Ad ogni modo, una cosa, a mio modesto parere, sembra sempre più chiara. La fine dell'avanguardia, per come la conosciamo, è sempre più probabile. Zavala e Ikora appaiono sfiniti. Forse nascerà qualcosa di nuovo, di diverso, una nuova governance per la torre. O forse sto solo facendo volare troppo la fantasia, ma è interessante che Bungie investa risorse sulla psicologia dei personaggi, in risposta appunto a queste grandi minacce che aleggiano su tutti noi, da una parte il Vagliatore con le sue schiere e dall'altra la temibilissima Savathun con i suoi inganni. Destiny sta arrivando nella fase della sua maturazione finale e ciò dovranno farla anche i personaggi più importanti. Zavala compreso. Mi aspetto anche qualcosa per Ikora, che per ora è rimasta davvero molto molto defilata. Staremo a vedere.
Come al solito ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio con un paio di domande. Secondo voi Savathun riuscirà veramente a manipolare Zavala? Oppure è solo un processo che si è innescato in lui e che può essere in qualche modo fermato? Fatemelo sapere nei commenti. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace al video, ad iscrivervi al canale. Vi ricordo che ho anche attivato la funzione abbonamenti qui sul canale per supportare in massima libertà le mie creazioni e vi invito anche a seguirmi sui social. Basta cercare Lorenzo Divus tanto su Facebook quanto su Instagram. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!